Verdini farebbe bene a starsene a casa sua, Ecco, perché è fuori dal espressione di cancello proprio. un'antropologia politica che ho Ma non sarà sempre. mai Sì, indispensabile. proprio fuori dal cancello col cane che abbaia. Nel senso che è espressione di un'antropologia politicante, chiamiamola così, perché non è politica quella, che rappresenterebbe per noi una vergogna. Il solo fatto di avere a che fare con trasformisti che a seconda di come vanno le cose si schierano per sopravvivere, per continuare a gestire le loro lobby, legittime anche, ma comunque lobby d'affari, è una cosa che non ha niente a che vedere con il progetto politico del Partito Democratico, che io mi auguro possa tornare ad essere un centro-sinistra classico, anche molto allargato verso il centro. Noi qui in Puglia governiamo con l'UDC o comunque con i centristi e con SEL, e lo facciamo ovviamente in una reciproca severa sorveglianza, perché non si sa mai, qualche errore si può sempre commettere anche nella Puglia, però lo facciamo senza confusioni. Abbiamo un ottimo rapporto con le liste di Oltreconfitto e con Forza Italia, costruttivo ma ben distinto, sono Scusi cose molto Presidente, diverse. ma scusi Stiamo lavorando Presidente. bene in Consiglio regionale anche col Movimento 5 Stelle, perché quando Ma sei non si può chiaro e mettere hai a una paragone delle nitida esperienze idea, persino il territoriali Movimento con 5 Stelle tante volte vota con noi, abbiamo votato molte cose all'unanimità. Quindi essere chiaramente di centro-sinistra per il PD è di fondamentale importanza. Una precisazione però. Se qualcuno pensa di rompere le scatole al governo dentro la sinistra del PD al solo fine di proseguire un congresso infinito, io non ci sto. Ecco, questo è il Presidente, punto chiaro. scusi, ma Quando siccome c'è lei da ha criticare parlato. Renzi, io Scusi Presidente, non ho siccome lei ha timori, parlato però di. non lo si può criticare a prescindere. Siccome lei ha parlato di vergogna, se questa riforma passasse con dei voti fondamentali di Verdini e del suo gruppo, sarebbe una vergogna? Beh, secondo me, se la riforma costituzionale passa con i voti di Verdini, è evidente che è un fallimento politico talmente grave per il Partito Democratico e per il governo che il risultato sarebbe disastroso dal mio punto di vista.